Buonasera carissimi amici di Storia Città, oggi ci ritroviamo con il nostro amico Massimo per la presentazione del suo nuovo volume sulla storia di Nicastro e del suo circondario durante il delicato periodo storico che noi conosciamo come Seconda Guerra Mondiale, precisamente dal 1939 al 1945. Allora, carissimo Massimo, per rompere il ghiaccio, la prima domanda è quella, diciamo, d'ufficio. Ci racconti un attimo la genesi, la base, il cuore pulsante che ha originato questa tua nuova ennesima fatica editoriale? Sì, cercherò di essere brevissimo e legato un po' ai ricordi della mia infanzia. C'era mio nonno che voleva scrivere le sue memorie di guerra, però non abbiamo fatto in tempo perché lui è morto quando avevo 8 anni. E quindi questa curiosità per quel periodo della sua giovinezza, quindi per il periodo bellico, l'ho sempre coltivata sin da ragazzino. Poi è iniziata la splendida avventura di Storicittà. E qui sono cominciati una serie di incontri con i cosiddetti ragazzi del 20 e dintorni, coloro i quali nacquero e vissero sotto il periodo fascista e quindi presero parte alla tragedia della guerra. E io nel corso di questi 30 anni di pubblicazione ho sollecitato più di una volta questi ragazzi, che poi oggi purtroppo sono tutti scomparsi. Rimane soltanto la professoressa Luigina Parlati, che è centenaria, alla quale ho dedicato il libro insieme a mio nonno. E quindi li ho sollecitati perché ricordassero, appunto, rievocassero quel periodo storico così difficile. E ho trovato inizialmente un po' di ritrosia, perché sai, rievocare avvenimenti dolorosi, tragici, non è sempre un fatto, positivo, comunque che si fa ben volentieri. Però capendo l'importanza storica e anche di messaggio alle nuove generazioni, e poi fu un susseguirsi di rievocazioni che io ho utilizzato in parte per ricostruire questo periodo storico con i documenti. E dunque, tu ci fai capire, caro Massimo, che questa tua ennesima fatica editoriale non è la solita, come dire, minestra riscaldata, nel senso che emergono dei fatti nuovi, dei fatti, diciamo, inediti, inediti dal punto di vista come datazione, come testimonianza. Ecco, ci potresti dare qualche spunto, qualche cosa di sfizioso affinché ancora di più la nostra curiosità, la nostra attesa nel leggere questo tuo nuovo saggio possa essere incrementato ulteriormente? Allora, la novità proviene dagli archivi, quindi dai documenti. Come sai, le testimonianze senza i documenti spesso sono incomplete, Certo. così come incompleto sarebbe risultato questo saggio solo con i documenti e senza le testimonianze. Io ho fatto un'opera di raccordo, anche di correzione. Ho corretto per esempio dei luoghi comuni che si sono imposti nel tempo. Ad esempio, qui l'esercito americano Non c'è Non mai ci fu, stato. non mise piede in Calabria, ci fu qualche ufficiale americano, ma tu sai che l'armata americana si imbarcò a Messina il 3 settembre e poi sbarcò a Salerno, e quindi la Calabria venne percorsa, attraversata, occupata dal versante tirrenico dall'armata britannica, mentre dall'armata britannica, dal 13° corpo d'armata e dalla prima divisione canadese dal versante ionico. Quindi solo britannici, qualche neozelandese, anche qualche canadese, perché c'era una divisione corazzata, una piccola divisione corazzata, ma il più dell'esercito canadese poi giunse a Catanzaro e a Crotone, quindi niente americani. E poi l'aspetto più importante è la datazione, tu sai che è importante questo. Si è Certo. sempre detto che fossero arrivati nella notte tra il 12 e il 13 settembre, non è così, ma tra il 10 e l'11, e questo ha la sua importanza perché poi l'11 ci fu lo sbarco a Salerno in contemporanea, no? Quindi siamo, Nicastro, ecco, il primo paese, questa è la novità più importante, in cui l'annuncio dell'armistizio viene dato nella notte dell'8 settembre. Sì.
quando stavano gli alleati erano sbarcati a Vibo Valentia, a Vibo Marina, per l'operazione Ferdi, ma non era chiaro ancora quello che sarebbe stato il proseguo della guerra. Ecco, a Nicastro, a partire dall'11 settembre, si è chiara questa co-belligeranza e ci sono delle fotografie eccezionali che dimostrano che gli inglesi non fanno più prigionieri i soldati italiani, ma addirittura li arruolano. Quindi Nicastro, ma anche Catanzaro, hanno questo ruolo, diciamo, centrale. Non cambia certamente il senso, la storia della guerra, però è importante precisare questo aspetto. E nel 1941, a pochi anni dalla fondazione del villaggio di Sant'Eufemia Lamezia, fu inaugurato con una certa enfasi da parte del regime fascista e delle autorità fasciste locali lo zuccherificio di Sant'Eufemio. Ci puoi raccontare quali furono le motivazioni, oltre quelle di mera propaganda, che furono alla base della creazione di questo, possiamo dire, primo polo industriale della Piana e che purtroppo vedrà una fine, diciamo, miserevole neanche 30 anni dopo, nel 1961. Il racconto, perché di racconto si tratta, è un racconto storico, anche se poi è un saggio a tutti gli effetti, ma con le testimonianze assume anche quel tono narrativo che è molto più piacevole, secondo me, da leggere rispetto al saggio tradizionale. Certo. Allora, il racconto inizia nel 1939, perché già nel 1939 abbiamo degli esempi di come in realtà il regime si stesse preparando alla guerra. Abbiamo per esempio la costruzione della polveriera a Feroleto Antico. E poi c'è questa figura dello zuccherificio che si sposa praticamente e si pone nel sottofondo di questa guerra che sta per scoppiare e che poi conosciamo l'esito tragico finale. E qui nel 1939, il 31 marzo, giunge per la seconda volta Benito Mussolini, perché spesso si dice che venne una sola volta, in realtà venne il 30 marzo del 38 per vedere il terreno su cui poi sarebbe sorto lo zuccherificio e poi il 31 marzo del 39 si fermò per mezz'ora. Il podestà di Nicastro, il barone Nicotera, ci restò molto male, protestò presso il prefetto Bussetti per questa mancanza che in un certo senso forse offendeva Nicastro e il suo circondario. Però Hitler e Mussolini aveva altro a cui pensare, a fermare Hitler da quella sciagurata guerra che poi in realtà scoppierà il primo settembre del 1939. E lo zuccherificio, ci sono dei capitoli importanti, fa da sfondo, perché ci furono la visita del ministro Bottai nel 1940 proveniente da Catanzaro, anche se era ministro dell'educazione popolare, però si interessava, perché era troppo ghiotta questa occasione, per trovare consenso tra gli italiani, quindi tra i calabresi. E poi nel 1941 venne il ministro Tassinari in piena guerra per l'inaugurazione, ma poi già nel 1942 la produzione si fermò. E un ampio spazio nel tuo saggio è riservato soprattutto alle vittime civili. Spesso quando si fa una narrazione dei grandi conflitti si parla sempre degli eserciti, no? Dei morti tra i soldati, tra i vertici militari, giustamente. Però spesso la vicenda delle vittime innocenti per eccellenza, quale quelle che furono i civili, sono tralasciate. Tu invece hai trovato tantissimo sulla morte dei civili tra Nicastro e San Biase. Ci puoi raccontare almeno un episodio? Sì, allora era necessario, secondo me doveroso, tributare la giusta memoria a chi inconsapevolmente e innocentemente purtroppo ha perso la vita per i bombardamenti, per le incursioni aeree. Io ho cercato di ricostruire tutte le vittime civili sia di Nicastro che di San Biase. Purtroppo qualche dubbio c'è su Sant'Eufemia. Perché? Perché non mi è stata data la possibilità, nonché nonostante io abbia fatto una ricerca, pensate, il 23 febbraio di quest'anno, non mi è stata data la possibilità di accedere allo stato civile e all'archivio anagrafe dell'ex delegazione municipale di Sant'Eufemia. E nonostante io avessi fatto capire la valenza, l'importanza, il dovere morale che abbiamo nei confronti di chi è morto, e in realtà le vittime individuate su Sant'Eufemia sono 8, che compaiono in una lapide affissa nel 2013, che poi attraverso storicità sollecitai a lungo.
però ci sono dei dubbi e io spero che in una prossima edizione, con una rinnovata sensibilità da parte non solo degli amministratori ma anche dell'apparato dirigente, si possa ricostruire tutto questo. Ma permettimi di aggiungere questo: le vittime civili sì, sono importanti, ma io ho fatto un'opera che secondo me era ancora più doverosa: correggere, modificare e ampliare gli elenchi dei caduti della seconda guerra mondiale, sia di Nicastro che di San Biagio, perché purtroppo gli elenchi che sono scolpiti sul marmo, dopo aver rovinato i monumenti della prima guerra mondiale, ahimè, sono incompleti, errati, e poi vengono confusi caduti nati a Nicastro con San Biagio e via dicendo. E questa è una parte, possiamo dire, più importante. Ho trovato anche dei fotoritratti di questi caduti. Non tutti, questo è l'unico mio rammarico, perché se avessi iniziato questa raccolta di ritratti 30 anni prima, forse ne avremmo avuti molti, molti di più. Avrei voluto dare un volto a queste vittime sacrificali di un assurdo conflitto che non avremmo mai dovuto affrontare. Restando in tema dei civili, tu giustamente, partendo dalla tua analisi storiografica dal 1939, hai avuto modo di confrontare l'impatto che si ebbe con la proclamazione dell'entrata in guerra da parte del Duce il 10 giugno del 1940 e l'arrivo poi degli alleati a Nicastro il 10 settembre 1943. Ci puoi dire quali analogie e quali differenze tu hai trovato nella popolazione nicastrese in questi due importanti avvenimenti? E allora, diciamo, il documento più importante è quello fotografico. Sì. Cioè, per la prima volta qui ha maggiore valore la fotografia rispetto al documento, che spesso è scarno e che non fa analisi di questo tipo. Allora, noi abbiamo una popolazione entusiasta, circa 10.000 persone il 10 giugno 1940. Ascoltarono la dichiarazione di guerra del Duce mediante un megafono dalla casa del fascio posta su Piazza Stocco. E quindi c'era una folla straripante, ci sono i telegrammi fatti dal podestà al prefetto, e quindi c'era un grande entusiasmo, una grande euforia per questo. E già si sapeva, comunque era oltre un anno che si era preparati a questo evento, e ci sono una serie di documenti, di testimonianze che ce lo provano. Ora, che cosa succede? Basta confrontare le foto del 40 con quelle del 41, quando già cominciano ad affluire i primi nomi dei caduti, delle prime disfatte, nonostante il regime cercasse di addolcire, di edulcorare questa sconfitta, ecco che cambiano i volti. Sono scuri, non c'è più un sorriso durante le adunate che continuano in quel periodo e che servivano per distrarre praticamente la popolazione. Quindi diminuisce il numero dei presenti, e quelli che sono presenti, che non sono più giovanissimi perché sono partiti tutti in guerra, e quindi non sorridono più. Ecco il documento fotografico, che è una testimonianza chiara, chiarissima, di come tutto era cambiato. Un'altra preziosa testimonianza inedita che tu hai avuto modo di poter accedere sono le memorie storiche del generale Guido Bologna. Ci puoi dire, questo generale Bologna, che impatto ebbe con la sua divisione quando entrò a Nicastro? Che tipo di clima trovò tra la popolazione? Se la popolazione fu collaborativa oppure fu astiosa nei confronti dei nuovi venuti, insomma? Allora, non si tratta di memorie inedite, lui le diede alle stampe nel 1947, praticamente non ebbe una diffusione molto ampia. Quindi, e oggi è praticamente introvabile. Quindi dire che sono inedite, sì, nei fatti, o comunque sono sconosciute di fatto, sono molto più ampie. Io ho estrapolato la parte che riguardava Nicastro, poi Tiriolo, Marcellinara, Soveria Mannelli e Decollatura, perché poi è lì che la divisione Mantova e il 31esimo corpo di armata si stabilisce per difendere praticamente l'istimo di Catanzaro, che tu sai che è la parte più stretta della nostra regione e dell'Italia intera. Allora, ciò che emerge è chiaramente intanto un sentimento antigermanico, che conferma un tema che è stato ribadito più volte dalla storia generale. Quindi il Regio Esercito italiano mal digeriva, e ci fu addirittura un caso in cui un ufficiale italiano uccide un ufficiale tedesco, e questo dimostra che non eravamo passivi come
si è sempre detto nei confronti dell'alleato. I problemi sono sorti dopo il 9 settembre. Poi c'era un'accusa, spiega il perché c'erano molte incursioni aeree su Nicastro. E il generale Bologna accusa i tedeschi di lasciare i mezzi militari all'ingresso della città, e questo inevitabilmente attirava i caccia britannici, che praticamente prendevano poi di mira anche la popolazione civile che si trovava a passare, perché ovviamente la vita continuava, doveva continuare. E poi l'altro aspetto più importante è che denuncia la mancanza di uomini, di mezzi. È una cosa che mi ha fatto sorridere: mancavano anche i cannocchiali. Beh, certo, Addirittura. la guerra non si vince con i cannocchiali, ma se non si riesce a trovare un numero sufficiente di cannocchiali, allora questo la dice lunga su come si fosse veramente impreparatissimi a questa guerra. Cioè, viene da sorridere se non fosse una tragedia, ma in realtà l'impreparazione, la mancanza di mezzi, anche di strategie, di uomini, mancavano gli ufficiali. E poi i vari reggimenti erano sottonumerati. Ecco, questo era un inganno. Quindi sulla carta noi avevamo divisioni, reggimenti, corpi d'armata, ma erano tutti sottonumerati. Ecco, la testimonianza del generale Bologna è assolutamente illuminante. Colpisce nella lettura del tuo saggio l'atteggiamento che gli alleati ebbero nei confronti del podestà di Nicastro, il barone Nicola Nicotera, il quale, ricordiamo, già dal 1929 lui era stato nominato podestà ed era stato confermato ogni 4 anni, no? Rispetto alla prima gestione che terminò prima del tempo naturale, no? Dell'avvocato Pasqualino Stancati. E ci puoi raccontare brevemente il trattamento che subì il barone Nicola Nicotera, sia in quanto figura di podestà, quindi rappresentante ormai di un regime che era crollato, ma anche e soprattutto come persona umana, come cittadino, come esponente di un'aristocrazia cittadina che comunque nella persona del barone Nicotera aveva sempre confidato. È una vicenda grottesca per molti versi e che secondo me ha delle zone d'ombra. In pratica il podestà non andò incontro agli britannici Si può capire, e questo però è anche anomalo se vogliamo, perché purtroppo, e questo credo che sia uno dei motivi di questo accanimento nei confronti del podestà, ci furono un gruppo di giovani fascisti che poi passeranno alla storia come gli imputati al processo degli 88, che praticamente modificarono la segnaletica stradale. E quindi praticamente le truppe britanniche e questa divisione corazzata canadese in realtà giunsero in città a cavallo, cioè nella notte tra il 10 e l'11. Tu sai che questi ingressi in città di notte sono controproducenti, qualsiasi manuale di strategia certamente li scoraggia. Sconsiglio. Allora, probabilmente questo innervosì il capitano Bailey Shackleton, che poi fu il comandante dell'Amgot che si insediò qui a Nicastro. E si dice che se la prese perché il barone non andò incontro, ma l'avrebbe dovuto fare di notte. E questo è un primo dubbio. Io credo che lo avesse in antipatia di sé. Tant'è vero che gli impose poi di andare a requisire il grano dei contadini nel circondario di Nicastro. Lui si rifiutò di fare qualcosa del genere, cioè derubare la propria popolazione. Quindi ufficialmente la tesi fu questa: lui si rifiutò e quindi venne rinchiuso in un porcile, addirittura nelle campagne di Coringa. Poi lui si ammalò perché, sai, la promiscuità con Certo, con gli Gli animali. animali gli provocò una gastroenterite acuta. Questa è la motivazione. E ce n'è anche un'altra che io poi ho omesso di scrivere, perché quando non si ha contezza, è che quella che i britannici credevano che lui fosse a capo di questa organizzazione di sabotatori. Ah. Però i sabotaggi si intensificarono dopo l'arrivo dei britannici, quindi nelle settimane successive, quindi Successive non alle. poteva essere contestualmente appurato questo fatto. Io credo che l'avesse preso in antipatia, ce l'aveva con i fascisti. Il podestà Nicotera era il simbolo del fascismo Incarnava il cittadino. fascismo cittadino. Abbiamo analizzato fino adesso l'aspetto civile della città di Nicastro, però ovviamente non possiamo, come dire, sorvolare su un'altra istituzione che da secoli comunque influenza le nostre vite,
sia nel bene sia nel male, anche e soprattutto nelle dinamiche cittadine. Parlo ovviamente della Chiesa Cattolica. Nel 1900, in questi anni, già dal lontano 1916, era vescovo di Nicastro il siciliano Eugenio Giambro, a cui tu hai dedicato di recente anche un saggio e un docufilm, ovviamente. E ci puoi raccontare quale fu l'atteggiamento del vescovo Giambro e in generale del clero di Nicastro al passaggio a questo trapasso dal regime fascista, di cui il vescovo Giambro, diciamo, non era nemico, voglio dire, non era né simpatizzante ma neanche nemico, no? E quindi come visse la Chiesa nicastrese, quindi la diocesi di Nicastro, questo passaggio dal regime fascista a una forma necessaria di collaborazione con gli alleati. Allora, vi svelerò un episodio inedito che io purtroppo ho appreso dopo l'uscita del mio saggio su Monsignor Giambro. Monsignor Giambro, prima di venire a Nicastro, fu vescovo di Sarsina, in provincia di Forlì. Forlì ha un tiro di scoppio, di schioppo da Predappio, la patria del duce di Benito Mussolini. Allora, io ho trovato i documenti, siccome un suo presbitero era Monsignor Colombo Bondanini, che sposò il duce, che battezzò i suoi figli e che era molto legato alla famiglia Mussolini. Quindi inevitabilmente è da ritenere che Giambro abbia conosciuto Mussolini. Mussolini. E tra l'altro ci sono alcune diciamo, affermazioni in cui lo definisce uomo della provvidenza. Però c'è un'altra dichiarazione, un'altra testimonianza. Nel 1839 gli viene suggerito di suonare le campane di Sant'Eufemia, della chiesa di Sant'Eufemia. Lui si oppone. Questo era un tributo che bisognava dare soltanto a Gesù. Addio. A Dio. Quindi questa è la conferma con la quale possiamo ritenere che Giambro, strada facendo, si sia allontanato da Mussolini e dalla sciagurata entrata in guerra. In questo periodo lui non dice niente, non dichiara nulla sul prima e sul dopo. Comincia nel dicembre del 1943 con delle dure invettive direttive contro il comunismo e il socialismo. Quindi lui sa che ormai il fascismo è È archiviato, ha finito. questa lucidità, vedi? Questa lucidità, questa ampiezza di vedute, capisce che in pratica il mondo sta cambiando, intuisce il pericolo e comincia a scagliarsi contro, nel 1943, attenzione, con il conflitto ancora in atto. Quindi da questo punto di vista è un vescovo eccezionale che sapeva cogliere i segni del tempo. La Chiesa sparisce in questo periodo, c'è la sua partecipazione alle varie manifestazioni che vengono fatte con i ragazzi, gli anziani e le donne. Ma non ci sono degli interventi, quindi è una posizione quasi Attendista, possiamo attendista, se dire. vogliamo. Tu hai fatto ovviamente cenno ai ragazzi, ai giovani fascisti che sabotarono e quindi fece sì che gli alleati se la presero ancora di più col podestà Nicotera. Però sappiamo che poi questo processo, gli 88, fu abbastanza lungo, abbastanza travagliato. Ci puoi accennare brevemente come andò a finire poi questo processo? Intanto nel 1946 Palmiro Togliatti fa un decreto legge con il quale Amnistia. amnistia tutti per reati politici. Sì. Una mossa intelligente, se vogliamo, per pacificare il paese. Quindi tutti i condannati del processo degli 88 vengono liberati. Vengono condannati anche a pene severe, perché ci furono attentati dinamitardi. Solo per un miracolo non ci furono delle vittime, ci furono dei danni cospicui. E ci fu una situazione del terrore. Ecco, possiamo dire che se la guerra era finita per fortuna nel 1943, e in realtà si continuò a vivere per tutto il 1944 con questa preoccupazione, con queste vendette. Furono prese di mira esponenti del nuovo Partito Comunista, che stava ovviamente per muovere i primi passi. Quindi possiamo dire che questa è un'altra pagina esclusiva, perché il centro nevralgico di questa insurrezione, di questi sabotaggi neofascisti, avviene proprio tra Nicastro, Sambiase e Catanzaro, ma a prevalenza proprio a Nicastro e a Sambiase. Ci stiamo per avviare inesorabilmente la conclusione di questa nostra intervista, però prima dei saluti finali, dei ringraziamenti d'obbligo, mi piace ricordare che da qualche giorno è esposto presso questo Ipermercato Mercato, ipermercato. infatti abbiamo dimenticato Ecco, di sì. dire che ci troviamo qui, siamo stati ospitati dai fratelli Scardamaglia. Che ringraziamo Che ringraziamo ovviamente. ovviamente per averci ospitato. È esposto un tuo modellino dove tu hai proposto alla cittadinanza e anche alle autorità cittadine la necessità di creare un unico monumento
che raccogliesse i nomi esatti dei caduti dei due conflitti mondiali di Nicastro e Sambiase, e quindi metterli assieme quasi a simboleggiare anche l'unità ormai di fatto politico-amministrativa che è l'Amesia Terme. Ci puoi raccontare di questo comitato che tu Allora, hai ideato, di questo monumento, del perché? intanto il plastico è in visione qui all'ipermercato Mercato. Chi vuole può venire a vederlo e se vuole può aderire gratuitamente perché non è un'iniziativa a scopo di lucro, può aderire a questo comitato pro erigendo monumento congiunto ai caduti di Nicastro e di Sambiase. A Sant'Eufemio non ce ne furono perché il comune è stato costituito nel 1935, quindi quelli che erano nati non erano in leva. E quindi precisiamo questo, quindi non escludiamo Sant'Eufemio, non ce n'erano per fortuna. Allora l'idea qual è? Intanto il plastico è stato realizzato dall'artista Nicola Nicolazzo e per dare l'idea, io non sono un progettista, però ho immaginato questa casa matta, ce n'erano e ce ne sono alcune ancora presenti nel nostro territorio, e su quei lati mettere queste lapidi con i nomi corretti, completi e aggiungendo quelli che mancano, con tutte le vittime civili. Ora, le lastre che sono presenti sia a Nicastro che a Sambiase sui rispettivi monumenti sono pieni zeppi di errori. Costerà dei soldi farli. Perché non realizzarne uno ex novo? Tra l'altro dove? Nella piazza di fronte alla chiesa interparrocchiale di San Benedetto. Quindi noi abbiamo questa chiesa che per la sua grandezza somiglia a una cattedrale, ma la cattedrale è una sola, quella dei Santi Pietro e Paolo. Poi c'è il comune, c'è il palazzo municipale di Lamezia Terme e quindi c'è questa grande piazza che si spera possa essere completata e potrebbe diventare un altro luogo centrale di Lamezia Terme che caratterizzi, che finalmente poi unisca Nicastrese e Sambiasini perché è in un punto, diciamo, Nevralgico fra i due ex nevralgico tra i due comuni. ex comuni. E i ringraziamenti finali mi Sì, sembra che siano d'obbligo. questi doverosi, doverosi. Vabbè, i fratelli Scardamaglia li ho già ricordati. E devo ricordare tre persone in particolare. Il primo è Emilio Cataldi, presidente delle Terme Caronte, che segue il mio impegno editoriale Da e sempre. storico da 30 anni. Pensate, c'è una cara, lunga e affettuosa amicizia con Emilio Cataldi, che ha sempre messo a disposizione l'archivio di famiglia. Vedi, la famiglia Cataldi e lo stabilimento termale rientrano sempre nelle vicende storiche di tutto il circondario. Certo. Ed Emilio Cataldi ha avuto questa capacità sopraffina, devo dire, di custodire gelosamente tutti questi documenti e di metterli generosamente a disposizione degli studiosi. Quindi lo ringrazio infinitamente e spero che un giorno possa realizzare una fondazione perché tutto questo materiale possa essere utilizzato dagli storici Del del domani. domani. E io mi complimento con te perché tu costituisci quel rinnovamento generazionale. Ti Anche ringrazio. se ce ne vorrebbero di più, no? Certo, Ce ne vorrebbero certo. di più perché la storia Gli va storici non avanti, bastano non mai. bastano mai. Poi Michele Polisicchio, che è un giovane collezionista di cimeli, di documenti, di decollatura, che mi ha fornito altri importanti oggetti di studio. E poi Lucio Leone, non ha bisogno di presentazione, è uno Il nostro storiografo ormai di grande provata, storico locale. con il quale spesso ci siamo confrontati su alcune tematiche, mi ha anche offerto qualche documento suo inedito e questo consentimi, noi ricercatori siamo un po' gelosi, Certo. però l'amore per questa città è così forte che spesso questa collaborazione tra ricercatori porta anche a scambiarsi, a offrire dei E frutti documenti. copiosi di nuove Sì, conoscenze. perché chiaramente un'opera, così come l'ha definita Lucio Leone, per lungo tempo ritiene che questo libro sarà una pietra miliare, un punto di riferimento imprescindibile per chi vorrà studiare questo periodo e affrontare questa tematica. Dove possiamo trovare questo volume? Allora, da domani è nelle edicole di Lamezia Terme, qualcuno lo ha già prenotato, chi in realtà è fuori, perché non dimentichiamo, il libro interessa tutto il circondario. Certo. Quindi in sovraimpressione adesso scorreranno i nomi di tutti i paesi coinvolti, di cui ci sono gli elenchi dei caduti, e spesso in alcuni casi sono stati corretti, ci sono diverse lacune. Questo secondo me è di grande interesse per le amministrazioni di questi comuni. E chi non dovesse trovarlo può ordinarlo agli indirizzi, l'indirizzo email che vedete in sovraimpressione. Voglio fare un appello. Questo saggio è un atto d'amore, è un grande atto d'amore. Io vorrei che i nostri concittadini,
tutti i nostri concittadini del circondario, quindi non mi riferisco solo alla Lamezia, Lamezia. di tutti gli abitanti del circondario condividessero questo atto d'amore, non solo ovviamente comprando e leggendo il libro, ma conservandolo prezioso per tramandarlo ai propri familiari, Ai ai figli. figli, ai nipoti, ai pronipoti, perché non si perda mai in memoria di ciò che è accaduto. Noi diamo per scontato che non accadrà mai più una terza guerra Ma non lo mondiale, ma non possiamo è mai così. escludere. No, Papa Francesco, in maniera ironica, dice che stiamo combattendo una terza guerra mondiale a rate, e quante guerre ci sono state dal 1945 ad oggi. Comunque bisogna sempre tenere a mente, memoria di come la malvagità umana può creare delle tragedie immani. Credetemi, solo i terremoti hanno fatto più vittime e più danni delle guerre. Ultimissima cosa, proprio al volo, ricordiamo che tu sei anche un editore, quindi credo che ci saranno altre iniziative editoriali prossimamente, non dico fra qualche mese, ma hai in progetto altri titoli? Sì, non anticipo nulla, c'è tanta carne al fuoco, ci vuole solo tempo per scrivere, scrivere, e io mi aspetto che ci sia una risposta, perché poi gli scrittori, gli storici, i saggisti, i narratori, senza lettori Non hanno senso. non hanno Ne senso. sappiamo qualcosa. Ti ringraziamo Massimo per Grazie a questa te. intervista. Grazie a tutti quanti voi che visualizzerete questa video intervista, che la diffonderete sui social, perché oggi nel nostro tempo se non si è sui social non si è da nessuna parte. Soprattutto acquistate questo volume proprio per la grandissima importanza che ha per la nostra storia locale, soprattutto come testamento, come documento prezioso e importante di un'epoca che, come ha detto giustamente Massimo, speriamo non si ripeta mai più. Arrivederci e alla prossima.